mi sono reso conto che era arrivato il momento di darci un taglio. E cosa ho fatto? Tutto il lavoro noioso per la creazione lo sto saltando. Ho costruito questa torre con un passaggio sotterraneo, che è stato un casino costruire, ma di cui vado molto fiero, che mi permette di arrivare agevolmente alla vecchia casa, che adesso è diventato un deposito. Come potete vedere, ho creato un torto, ho creato una recinzione. Ho seminato alberi da tutte le parti e soprattutto, cosa più importante, mi sono dato molto da fare per continuare questa storia, secondo i miei progetti. Uccidendo molti mondi, ho potuto portare carote, patate. Ma la cosa più importante di tutte è che finalmente quest'isola è stata plasmata secondo i miei piedi. E poi ci sono ancora due. Però in compenso ho un mare di grano che ho usato già molte più volte per far trombare delle vacche come delle possibilità. Hanno scopato talmente tanto che hanno fatto decine di figli, appunto di figli di vacche, naturalmente ho massacrato i genitori, ho ricavato carne e pelle, i figli sono cresciuti, si sono riaccoppiati e una volta nati il primo genito, ho macellato i genitori, come è giusto che sia nella legge naturale di cose. In questo modo ho ricavato molta carne, molta pelle. E poi che fa? Ho allevato molti bambini. Anche loro hanno trombato come un. E devo ammettere che il risultato che ho ottenuto è gratificante. E anche adesso mi sto facendo trombare, come giusto che sia. Perché quando ne avrò una certa quantità con cosa a fianco e comincerò a massacrarle per ricavare frecce e unirle a una semplice che non sono in questo periodo e mi farò tante tante frecce. Tutte queste vacche ormai non si sa più dove posso mettere, quindi mi sembra giusto scolpire un po' questi simpatici bovini che mi daranno, come vedete, tanta pelle. Naturalmente ci sta sempre questo timore di sottofondo perché c'è stato il cazzo di legno sotto la vela che cade le palle. E adesso, dopo averle ammazzate, le facciamo scoppiare. Sono sicuro che se ne divertiranno tanto. E adesso passiamo al secondo settore. Anche questo bel premio e anche questo da scoprire.
La carne es un elemento primario de importancia. Y creo que sea justo raccogliere tutta questa carne e utilizzarla per nutrirmi e creare quello che un altro paio di contadini, pazzi, e così per oggi il lavoro è finito. Scusate, non mi devo un po' di cioccolato caldo, perché alle 5 del mattino, se non mi devo un po' di cioccolato caldo, sono incazzato tutto il giorno. E visto che ho un po' di contenuti, vorrei evitare di prendere a calci in metallo qualcuno che magari può essere un ottimo finanziatore per i miei. Sì. Io per progetti in cui cerco finanziamento. E vi assicuro che quello è il vero modo di fare soldi onestamente. Non certo facendo video su YouTube. Come ho sempre detto, io li faccio per piacere, non per guadagno. E poi ho fatto una crisi di capelli. Anche se lui sta in ospedale, con i tubi infilati in ogni blocco di orifizio, e non poteva continuare le sue segne, mi ha promesso che avrei tenuto il filmato almeno la mia. L'avrei condivisa su entrambi i canali. Come vedete, ho creato anche una grossa coltivazione di carne. Non quelle che si fumano, magari. Quelle che si coltivano per poter ricavare zucchero e carta. Uno serve a scrivere, uno per prendere. E come avete visto all'inizio, di torto non fatto un sottile. Questo video durerà un po' più del solito. Motivo? Semplice. Vi devo far vedere tutto quello che ho creato in questo periodo. Tipo il passaggio segreto. Tipo questa... quella che all'inizio era la prima linea. Che adesso è diventato non un libro, se vuoi. Ma qualcosa di molto molto meglio. In questa cavità scendendo al fondo, vi assicuro che ho trovato di tutto. Oro, diamanti, lapislazzuli, ma tanta acqua, e questo è stato il problema più grosso, impedire all'acqua di entrare. Alcuni pezzi di metallo, in carbone e altre cose, quindi ancora da conti, mi lascio in esposizione, come farebbe giocatori professionisti di Minecraft, anche se sinceramente è difficile, ma bisogna essere giocatori professionisti che giocano in Minecraft. Specialmente detto da uno che ancora non sa un cazzo di niente di come fare più cose. Mi ha sinistra anche sul muro di diario. Vi assicuro che non so di fare così. E vi assicuro che esplorare tutta questa carotina è stata una rottura di cazzo di proporzioni bibliche. Poi ci manca la faccia. E si entra, si risale. E si ritorna al punto di partenza. Vi assicuro che scalare sott'acqua, perché noi stiamo sott'acqua, sotto il livello dell'acqua, per noi, è stato un po' complicato all'inizio. Poi mi sono cresciute le branchie e sono riuscito a un lavoro più tranquillo. Come avete visto?
Sto depositando la maggioranza di un argomento. Ma ancora tanti lo fare prima di lasciare questo incontro. Infatti ho intenzione di continuare a lavorarci su, perché quest'isola ha ancora molto da offrire e finché non mi sarò preso ogni singolo fallimento di quello che quest'isola può offrire, difficilmente mi andrà. E voilà. Adesso posso incominciare a fare una discreta quantità di libri. Mi serviranno tutti quanti probabilmente per fare le due, così quando ritornerò sull'isola, potrò tranquillamente crearmi il tavolo degli incantesimi, o per dormire una parte di essa. Ci sta ancora in sospeso il tavolo di ossidiana. Però ho in mente un progetto per risolvere questo problema. Probabilmente, semplicemente buttando dell'acqua sulla lava. Ma il problema più grosso sarà avere i diamanti. Ne ho trovati un paio, ma non sono sufficienti proprio in per cui dovrò continuare a cercarli. E probabilmente lo farò esplorando le isole vicine a questa, che sicuramente mi daranno la possibilità finalmente di trovare quei cazzo di diamanti che sono assolutamente necessari per poter completare il tavolo di incantesimi. E purtroppo, davanti a voi prendo ancora le mie. Ritengo proprio che 16 sia un numero fortunato. E per chi conosce la smorfia, capirà che è meglio. Faccio? Ritengo che sia il caso di utilizzare il passaggio segreto, visto che è morto, e dirigermi verso l'armatura principale, in cui posso dormire in pace, perché i mobili non possono andare. Anche se si sentono. Guarda porta quindi non ci stanno. Ma qua in alto sono relativamente tranquillo. Qui posso dormire. Senza che loro mi incantino. Posso di certo capirci. Adesso mi attacco velocemente di parte. Ricomincio a prepararmi le barche, perché probabilmente nei prossimi giorni inizierò a esplorare le isole vicine. E credo che ci sarà molto da divertirsi. La cosa più interessante di tutto il mondo. Sono già all'episodio 38, se non sbaglio. Chi se lo immaginava che sarei sopravvissuto? Ma soprattutto che avrei creato? Un essere umano che all'inizio non mi piaceva molto,
Però non è che io porto passi da gigante. Ma sono sicuro che questo gioco ha ancora molto. Infatti, ti voglio dare un mese prima poi. E probabilmente anche nel legno. Di certo però non adesso. Ma molto presto, questo qua accadrà. Spero che ci sarete anche voi. Ci è riuscito a fare l'osso? Non ci posso riuscire anch'io. La mia prossima mente.